Non mi ero mai interessato alle storie di famiglia prima di oggi. Secondo me è inutile pensare al passato. Piuttosto preferisco usare il mio tempo per attività formative, andare a caccia, duelli fra cavalieri o semplicemente leggere. Tuttavia, oggi a corte, mentre eravamo ad un banchetto con le più nobili famiglie di Firenze, abbiamo iniziato a ricordare mio zio, Rinaldo De Frescobaldi, sicuramente uno dei membri più importanti della mia famiglia. Le sue molteplici imprese hanno aiutato il nostro patrimonio a raddoppiare. Battaglie, sfide con altri cavalieri, ottime politiche matrimoniali per le sue figlie. Mio zio era proprio un ottimo capostipite. Tuttavia, nella sua storia vi è solo una nota nera. Un tale di nome Federico degli Alberighi, che a quanto pare era il suo più caro compare. Al banchetto nessuno ha voluto sapere altro su di lui, nonostante continuassi a porre domande. Nessuno mi voleva rispondere. Un disastro per l'immagine della nobiltà di Firenze, un povero illuso che ha perso la testa per una donna. Sono le uniche informazioni che sono riuscito a ricavare, ma ciò non m'è sufficiente, necessito di sapere di più. Per questo ho deciso di condurre delle ricerche. E quale luogo migliore se non la soffitta del palazzo? Qui è pieno di vecchi documenti, miniature, trofei, i classici oggetti abbandonati. E anche pieno di ragnatele. Dopo ore di ricerca, gli unici indizi potenzialmente utili sono solamente due. Il primo è una miniatura che ritrae Federico probabilmente il giorno del suo matrimonio, perché affiancato da una bella donna gentile, con un abito elegante. Il secondo non è altro che il diario di mio zio. Sfoglio qualche pagina, finché, dopo aver letto di celebri battaglie, di momenti bui delle nostre casse e di servi incompetenti, trovo una curiosa vicenda riguardo Federico degli Alberighi. Dunque, circondato da ragni e ragnatele, inizio la lettura della complicata e misteriosa vicenda del tale povero illuso che ha perso la testa per una donna. Federico degli Alberighi ebbe un passato da grande nobile, poiché detenne per lungo tempo innumerevoli possedimenti e averi vari, che funsero da fonte di guadagno e ricchezza. Un giorno, come di consuetudine per quelli di buon sangue, egli si innamorò di una dama di ragguardevoli origini, nonché una delle donne più belle di Firenze. Nella lontana speranza di conquistare anche una minuscola parte del suo cuore, Federico fece qualsiasi cosa possibile, anche troppo. Infatti, illuso, accecato dall'amore da persona immatura, ben decise di sperperare tutte le sue enormi ricchezze qua e là, così da poter avere una speranza con la sua amata. In pratica, egli disonorò i fasti della sua origine, un'origine nobilissima, dettata da grande potenza, grandezza d'animo e rispetto, solo per poter conquistare Giovanna. Infatti, dopo l'incontro con la gentil donna, divenne uomo di altro sangue. Quello non era più il mio amico, il mio Federico degli Alberighi, era diventato uno sperperatore seriale di denaro. Più volte pensai di aiutarlo, ospitarlo nella mia tenuta o addirittura donargli qualche ingente somma di denaro. Ma ne sarebbe valsa la pena? Un uomo così avrebbe continuato imperterrito nel suo obiettivo se voleva sperperare il suo denaro per una donna. Di certo io non lo volevo aiutare nel suo scopo. E così si ritrovò a vivere nella sua umile dimora in campagna, lontano da tutto ciò di civile. Chiaramente, ora non condividevamo più nulla se non i ricordi. Dal momento in cui egli non ebbe freno alcuno nell'infangare la sua privilegiata condizione di altolocato, finì ben presto tutte le sue ricchezze, rimanendo solamente con un piccolo podere, il quale decise poi di trasferirsi e di praticare il passatempo della caccia. La storia fra i due non voleva proprio finire. Povero il mio amico, colpito da una tale sfortuna del destino, che anche senza averi deve sorbire una tale condanna. Qualche tempo dopo il vergognoso declino del nobile decaduto, il marito di Giovanna perì e lasciò scritto un testamento riguardo al futuro erede dei suoi possedimenti. Nonostante il lutto, la moglie del defunto continuò comunque a passare l'estate in campagna assieme a suo figlio, il quale iniziò ben presto a frequentare il povero Federico. I due strinsero velocemente un bel rapporto grazie ad una loro passione in comune, il falcone di Alberighi,
che divenne oggetto di desiderio del giovane nobile. Tempo dopo, la mala sorte colpì altresì il ragazzo, figlio di Giovanna, con una malattia che sembrava peggiorare progressivamente. Vista la condizione precaria del giovane, la madre chiese insistentemente quali fossero tutti i suoi desideri e lui, un po' timoroso di pronunciare la richiesta da tanto bramata, affermò che avere il falcone di Federigo l'avrebbe aiutato a guarire. Nonostante la madre si sentisse in terribile colpa perché non aveva mai dato una possibilità all'uomo che per lei perse tutto, si fece coraggio e decise di chiedere al nobile mancato di darle in dono il suo amato esemplare di falcone. Per far ciò, un giorno ella decise di andare a passeggiare con una sua amica e, casualmente, capitare proprio dinanzi alla porta di Federigo. Una volta averle ricevute, Federigo, ancora stupidamente innamorato, decise di disonorare ancora una volta le sue origini e la sua famiglia, facendo ciò che non avrebbe dovuto mai fare. Infatti, vista l'importanza delle ospiti e la precarietà del cibo che poteva essere servito loro, ben pensò di cuocere il suo caro falcone, nella speranza di deliziare comunque i raffinati palati delle due donne. Terminato il pasto, Giovanna si decise a chiedere a Federigo il grande favore e lui, avendo capito il grave errore commesso non solo nei confronti suoi e della sua nobile famiglia, ma anche del suo unico amico, scoppiò a piangere. Ricolma di mestizia, Giovanna comprese quanto lui l'amasse e fu costretta a tornare sui suoi passi senza nessun animale tra le mani. Detta la brutta notizia al figlio, il giovane nobile peggiorò sempre di più e qualche tempo dopo morì, proprio come il padre. Nonostante ella stesse bene da sola, i fratelli fecero di tutto per convincerla a trovare un altro uomo. La nobile si decise a sposarsi, ma ad una condizione: suo marito non doveva essere nessuno al di fuori di Federigo degli Alberighi, poiché era stato l'unico ad averla amata incessantemente. I due, dunque, divennero ben presto marito e moglie e vissero fino alla fine di loro giorni nell'agiatezza. Io, Giovanni Boccaccio, ho deciso di scrivere questa novella per due ragioni: esaltare i valori chiave che la mia società ideale dovrebbe avere e condannare comportamenti troppo rigidi o sbagliati. In primo luogo, è per me importante il rispetto per i valori cortesi, in particolare il servigio d'amore, che appartiene al mondo cavalleresco e che ogni nobile dovrebbe assumere. Infatti, la vicenda di Federigo degli Alberighi altro non è che la storia di un amore che, iniziato infelicemente, termina con un lieto fine. Tale servizio dovrebbe essere inevitabile, in quanto il sentimento amoroso non può essere represso, ma deve essere assecondato, anche a costo di violare i principi morali ritenuti universalmente giusti, sulla falsariga di Federigo, il quale, nonostante l'amore inizialmente non corrisposto, sfrutta l'etica cortese, spingendosi al limite, per compiacere e ammaliare la sua donna. Tuttavia, la società in cui vive il nostro protagonista ha come valore chiave la logica mercantil che, basata sull'oculata amministrazione del patrimonio, entra in contrasto con i principi cavallereschi adottati da Federigo, criticandone le scelte in tema di denaro e considerandolo un pazzo. Proprio qui si evidenzia la netta differenza fra due mentalità, che un uomo della nuova epoca dovrebbe riuscire a mediare. Da una parte abbiamo la forma mentis liberale e dall'altra masserizia, seguendo la prima. Un uomo non dovrebbe considerare il denaro come un elemento primario nella vita, in quanto ha l'assoluta precedenza il servizio d'amore. Ciò è in contrapposizione con la seconda mentalità che, tipicamente mercantil, suggerisce di dare precedenza alla buona amministrazione dei propri beni, e che è fine ultimo della vita, ignorando così il proprio cuore. In secondo luogo, ho scritto questa novella per condannare comportamenti troppo rigidi e sbagliati. Sì, infatti, un eccesso di moralità cortese porta, come dimostrato da Federigo, alla perdita del proprio status privilegiato. Se ci si pensa bene, è proprio la caduta economica del protagonista a simboleggiare il cambiamento di un'epoca, che non pone più i principi cavallereschi per primi, ma tende a prediligere una logica mercantil, che porta ad un inevitabile declino di una classe sociale, rintracciabile nelle casate nobiliari. Tuttavia, alla fine della novella, Federigo riuscirà a mediare i due valori chiave, tornando alla condizione di ricchezza iniziale, ottenendo il suo lieto fine. Malabana. Malabana.